Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Duel. Lasciate immediatamente 100 pollicioni, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e mettete questo video tra i preferiti ragazzi, mi raccomando. Allora, oggi siamo rientrati all'interno di Pokémon Duel e abbiamo di nuovo diverse gemmine, perché per i primi giorni ragazzi, soltanto per questi primi giorni di promozione e di trasferimento anche sui server europei e americani, stanno dando talmente tante gemme per i login che dovete giocare tutti giorni, ragazzi, sicuramente avrete tantissime gemme. Quindi andremo immediatamente ad aprirci subito un altro di quello a 6 pacchetti con la sicura X, perché a noi ci servono tante belle X per salire e cominciare a fare magari anche qualche ranked. Allora io direi di andare su booster exchange sextuple. Ok, vai, recommended booster. Vai, 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 vai. Yes. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare tra gli ex, ragazzi. Qualcosa di buono, ci vuole qualcosa di nuovo. Magari anche un altro di quelli Magmortar che sono veramente OP, sono veramente ghiozzi. Ok, vai, vai. Apriti, apriti. Perfetto, si comincia a fare l'opening. Ok, che cosa andiamo a trovare? Uno Squirtle non comune, già ce l'abbiamo, quindi non è proprio un interesse. Vogliamo roba seria noi. Roba seria. Ciccia, ciccia per il nostro mazzo. Bulbafava. Daggia Bulbafava, pure qua mi perseguita. Oh, oh. Questa è la X, questa è la X. Che mi hai dato, X? No, no, è la rara, Skarmory. Bisogna di quanta velocità, ragazzi. A me piacciono i mazzi rapidi. Ok, si sta aprendo. Questa è una non comune. Un altro Steelix, no, è rara. Però lo Steelix è lento, è bello ma è lento. Buono per la difesa e basta. Quindi a questo punto sarebbe meglio un bello OO in difesa, io direi. Speriamo che ci esce. Questo lo devo controllare che cosa fa. Speriamo c'è l'abilità, Bronzong. Ok, vai. Eccola. Questa è l'ex sicura del pacchetto, vai. Dei 6 pacchetti. Greninja X! Bellissimo, Greninja X, ragazzi. Ok, abbiamo trovato Spooky Power, Desperate Times e Force Remove. Ok, andiamo a vedere che cosa fa questo Greninja. Ah, è vero, lo dobbiamo vedere dopo, eccolo qua. Non ha abilità e questo ci dispiace, però è un movimento 3. Quindi possiamo levare qualcuno di base schifosi che abbiamo già. Poi abbiamo 4 di Miss che è pochissimo, c'ha 28 di Dodge, 20 di Hydro Pump che fa 60 danni e 4 Miss, quindi c'ha 2 volte Miss. E c'ha Water Shuriken, allora... spin fino a che Water Shuriken non fa danni multipli su Water Shuriken. Quindi se arriva ogni volta su Water Shuriken rigira. È enorme. Questa la mettiamo nel mazzo ragazzi sicuramente. Anzi andiamola a mettere immediatamente. E andiamo a farci uno dei primi duelli multiplayer. Ve l'avevo promesso, lo andiamo a fare. Quindi prima di tutto fatemi cambiare, ma fatemi mettere questo Greninja a posto di magari un Bulbafava schifoso. Anzi no, mi vado a levare precisamente lo Squirtle, ragazzi, assolutamente. Oggi sono i suoni un po' in ritardo del gioco, non so per quale arcano motivo, però va bene. Allora, andiamo a cambiare questo bellissimo Squirtle. Via. Mo' prima di fare una partita penso che riavvierò perché voglio vedere se si può risolvere questo fatto che fa il cambio di suono. Allora, questo fa un movimento. Steelix è un movimento perché è pesantone. Andiamo a metterci questo bellissimo Greninja, vai. Vai, adesso in squadra abbiamo Greninja anche. Quindi abbiamo 3 movimento 3, un movimento 2, un 1 e un 2. Io Steelix comincio a rivalutarlo un po' male, sinceramente. Vorrei cambiare tipologia. Sarei molto attirato da fare un bel Vaporeon, anche se le sue abilità non sono così eccezionali, sinceramente, anche se è un movimento 3. Va bene, ritorno immediatamente tra poco che riavvio un attimo il gioco e ci vediamo all'interno di una bellissima classificata. Ok ragazzi, sono rientrato, ho allargato anche un po' la schermata, sono tornato alla risoluzione giusta. Io direi di andare a farci queste bellissime classificate, perché su questo account non l'ho ancora fatta, ma sul mio privato già ho iniziato da un po' e dovrei essere circa rank 1300-1400, ragazzi. Speriamo di trovare una partita velocemente. Ok, abbiamo trovato l'avversario che guarda caso è giapponese, ragazzi. Vai, parte prima lui. Ok, io sono 100 e lui è 92. Sicuramente io avrò le carte molto più potenti. Ne sono certo al 100%, infatti. Anche se c'ha il Kabuto che è abbastanza rompiscatole. Io l'ho già visto sul mio mazzo singolo. Ecco, infatti già sta a cominciare il maledetto. Allora, io direi di partire pesante col mio Magmortar da questo lato. Oddio, non mi si è cambiato il deck, regà.
Non mi si è salvato Greninja, ve ne siete accorti? No! Allora poi dopo alla prossima battaglia metterò il Greninja assolutamente. Ok, voglio mettere qualcuno in difesa, voglio mettere lo Steelix se ci riesco. Però Steelix c'ha un movimento solo, è un problema. Sta cercando di attaccare peso lui, E allora devo fare un giro strano. Vado di qua. Vediamo un po' se riusciamo a tenerlo a bada. Sta cercando di fare un movimento brutto. Io cerco di mandare Steelix qui in difesa, però. Mi conviene. Conviene che mi attacca lui. Sta esagerando a piazzare. Potrebbe rischiare un pochino. Rimanere col vuoto. Ok, tu puoi metterti anche qui in difesa. Steelix non ti muoverò mai più. Anche perché tanto c'hai danni enormi. Ok, pure lui sta facendo la mia stessa cosa. Maledetto. Allora direi di fare una cosa cattiva. Su Kabuto direttamente. Speriamo che non fa double. Ok, 60 danni, però lui ha fatto Protect. Ah, peccato. Ci abbiamo provato. Sta facendo uno spostamento abbastanza grosso. Potrei anche andare in avanti, però ho paura a scoprirmi troppo. Quindi penso farò un'evocazione come lui. E andrei con Charmander dal lato Pikachu. Vai. Però sai che il suo Pikachu è un po'... No! Cazzarola, Thunder. Gli è andata bene. Ok. Allora, vediamo un po' che mi riesca a inventare. Allora, ha fatto solo movimento di spostamento. Questo Kabuto io devo levare perché è pericoloso se fa double. Sì! Sì, direttamente ucciso, vai. E cattiveria pura. Ok, proseguiamo qui. Dimmi che non c'ha troppi movimenti. Mo ci prova a parasse con Psyduck, ne sono quasi sicuro. No, ha sbagliato. Non hai contato bene, ragazzotto. Mi dispiace, vittoria assicurata così facile. Gentilissimo. Ok, vittoria, aumento di 600 di rating, mi dà 3 frammenti di chiave e mi dà un time booster di quelli bianchi, perché ci sono anche qui i chest da aprire, tipo chest opening di Clash Royale in pratica, sempre ad ore, sempre a tempo da sbloccare, ragazzi, quindi potremmo fare i chest opening anche qua sopra. Ok, io direi di andare avanti e di farne un'altra, ma prima vado a sistemarmi il mazzo. Ok, ho trovato un altro avversario e guarda caso per l'orario in cui sto giocando c'è di nuovo un altro giapponese. E va bene, oggi se famo tutti i giapponesi di cattiveria, tanto è da loro che sta. Ok, vediamo un po'. Aia, aia, lui comincia ad avere già qualche starter simpatico. Ok, vediamo un po' che mi posso inventare. Vai, Mortar, anzi no, io vorrei mettere prima qualcuno in difesa. Lo Steelix per forza, però lo Steelix non c'ha movimenti, cioè non può essere evocato al primo turno. Qualcosa di orrendo. Allora facciamo così, vai. Facciamo un Greninja aggressivo, centrale. Vediamo se questo avversario è capace a fare qualcosa. Vai, 3, a secco. Dimmi che c'hai qualche a 3 perché sennò non gliela fai a difenderti. Ok, vuole attaccarmi Greninja. Me lo deve fermare, sennò vinco secco. Vai, ho fatto il per 20. No, è vero. No, me l'ha ammazzato. Che brutta situation. Allora devo fare per forza così. Vai Magmortar, te tocca a te Laura. Vai Steelix di qua. Avvicinate da Steelix. Dai, buttateci da Steelix se c'è il coraggio. E lui sta evocando di cattiveria. Dovrei fare una mossa alle spalle. Vai, 3. Charmander di là. Dai, che la potremmo fare. Allora, lui cercherà di chiudermi oppure di mettere quel cavolo di ragnetto lì sopra. Vediamo un po'. No, vade Cyndaquil. Non mi ha fatto niente, si è dimenticato di attaccare. Belle le vittorie così, mi piacciono. Ok ragazzi, risultati della vittoria. Sto facendo altro rating, arriviamo a 1500 ragazzi. No, 1050, mi scuso. Vai, vai, il monte di rating a 1510, abbiamo preso una time booster orange, quindi due figurine, un ingotto e un cubo o rare metal, e dai, e così altri 3 frammenti di chiave. Vai, continuiamo, siamo cattivi, vai, non ci fermerà nessuno, possiamo farne un'altra e andare ancora più cattivi di prima. Dai, play. Ok, ho trovato un altro avversario e questa volta si chiama Jordan, quindi non ci sta andando male, dai. Benvenuto Jordan, sei tutti noi.
Ok, allora inizia Jordan. E andiamo a fa male a Jordan, che dite? E famo capire subito chi comanda. Oh, Doge e Doge, ok. Quindi non ci siamo fatti niente, perfetto. Doge e 30. Ok, quindi già abbiamo quei Greninja alla frontale. A me mi toccherebbe fare un gioco del genere e mandarmi lo Steelix in difesa. Ok, sta indietreggiando e questa è un'ottima cosa. Mi permette a me di andare di Magmortar e andrei di Magmortar qua. Perfetto. Ho avuto il tempo, grazie a lui che ha fatto questa scelta, di impostarmi una difesa diversa. Ok, però adesso devo per forza spostarlo, perché mi sta in mezzo al punto di uscita. Ecco, una cosa molto comoda: se volete limitare il vostro avversario, bloccategli il punto di uscita, ragazzi. È molto importante, perché se non può evocare, l'avete messo in blocco e deve per forza attaccarvi, per contrattaccare. Sta andando con Pulsa, con Plus, giusto? Su Magmortar, ok. Vai, Flame Gun! Ciao. Hai perso uno. Cominci male, signorino. Allora, tu puoi restare pure qua in difesa, quindi io direi posso fare un gioco del genere. Vai. Ho un vantaggio di uno adesso e è tantissimo già. Lui è costretto a evocare, ragazzi, ma di cattiveria pure. Vai di Charmander qui. Cerchiamo di fare un giro tattico. Lo dobbiamo costringere ad attaccarci, perfetto. Sta venendo con Minus adesso. Vai, 60 danni. E va giù. E va giù anche i Minus. Ok, stiamo andando cattivissimi. Allora, da qua io potrei attaccare lui. O da qua potrei andare direttamente verso la base. Perché tanto due gliel'ho bloccati, quindi posso fare sto gioco. Lui mi dovrà fermare adesso. End of turn. Vediamo un po' la sua tattica. Mi attaccherà? Evocherà? Non può evocare perché l'ho mandato in blocco. Ok, mi sta attaccando col trico, vai. Abilità speciale di Charmander, perfetto. Stunnato, non può attaccarmi. Ok, è stunnato per un turno e non mi ha incastrato, quindi posso fare sto gioco qua. E lui già ce n'ha due bloccati, quindi non glielo uccido. Perché sennò se liberano Plus o Minus. Mi sta riprovando. Ok, ho vinto io. Ciao trico. Ciao Trico, il bello che il mio è tre movimenti e hai sbagliato ad attaccare proprio a Charmander. Vittoria. Ho già capito come funziona sto gioco e mi piace troppo, veramente troppo. E passiamo alla terza vittoria. I risultati della vittoria: altri 175 punti in classifica. Vado a 1100, anzi a 1225. Altri tre frammenti di chiave e un team booster white, time booster white, che è uno dei più piccoli sinceramente. Vediamo un po'. Allora, non ho più spazi per le ceste, perché questo bisogna acquistarlo con i punti, con queste gemme qui, ragazzi. Però mi manca una chiave, mi piacerebbe prenderla, ma andrei come su Clash Royale a non prendere chest. Quindi per il momento non l'andremo a vedere, ragazzi. Metterò immediatamente a sbloccare prima questa da un'ora, così almeno avremo dei unlock molto veloci. Andiamo a vedere qua se mi danno qualche bonus. Ho fatto una missione giornaliera. Perfetto, giustamente servirete anche voi per le missioni giornaliere, ragazzi, perché io vi chiederò, vi darò il codice durante i pomeriggi di Facebook magari. Ok, mi dà monete, 3000 monetine a gratis, va benissimo così. Ok, non me l'ha ancora calcolata, calcolamele, non me la date. Nah, maledetto, non so perché. Ok, ecco, le 5200 sono adesso. Allora, ragazzi, la prossima volta ci sarà un bel chest opening sicuramente, perché queste tre ceste le andiamo ad aprire insieme. Ci sarà anche un booster in più, perché sicuramente farò altre partite per prendere le chiavi. E ditemi se volete che continui anche le quest, perché così ve le porto in video o in live magari. Arriviamo a 100 pollicioni per questo video, ragazzi. Condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. E ci vediamo alla prossima puntata di Pokémon Duel, se la volete.